Ciao ragazzi, buona giornata e bentornati sul mio canale. Oggi iniziamo una nuova serie di video dedicata agli accessori oppure agli attrezzi che utilizzo più di frequente per fare i miei lavoretti di bricolage. Nell'arco degli anni ne ho comprati parecchi, in questi video tratteremo quelli che secondo me vale la pena comprare. Comunque attrezzi che variano con un prezzo dai 5 al massimo 15 euro, quindi è roba abbastanza economica. Magari alle volte faremo anche qualche comparazione, metteremo a confronto quelli che costano poco con diciamo quelli professionali, perché spesso compro un attrezzo, vedo che lo utilizzo molto di frequente, allora alla fine compro quello professionale. Vi faccio un esempio: questa lima che serve per fare le spine, che sono queste praticamente, e quella è una lima che costava 5-6 euro, che ho comprato un paio d'anni fa su Banggood. Alla fine cosa ho fatto? Ho comprato quella professionale e niente, magari in quel caso le metteremo a confronto e vedremo la differenza. In questo video vediamo uno dei miei attrezzi preferiti, che sono queste squadrette. Come vedete sono delle squadrette in alluminio, il kit è composto da 4 pezzi, se lo ordinate vi arriveranno 4 pezzi. Esiste anche la versione in plastica, io ho anche quella della Warcraft, poi faremo un video anche di quelle in plastica. Quelle in plastica sono più comode perché sono a molla, basta schiacciarle e si agganciano direttamente. Però hanno tante limitazioni che queste non hanno, difatti io vi consiglio di comprare queste in alluminio. Le limitazioni sono: primo, che non si possono utilizzare degli spessori superiori a 22 mm, invece queste, essendo a vite, il registro torna indietro fino a praticamente a sede completa, quindi potete utilizzare anche dei legni spessi 6 cm. In più queste, essendo in alluminio, io le utilizzo anche per saldare. Quando devo saldare un angolo in alluminio, appoggio l'angolo, metto la squadretta, così me lo tiene già in squadra, e do un colpo di saldatura. Queste squadrette non si utilizzano solo per fare gli angoli, ma come vedete anche per fare dei giunti a T. Vi fanno risparmiare tantissimo tempo, come vi dicevo prima, perché vi tengono già l'angolo in squadra. Se invece non utilizzate delle squadrette come queste ad angolo, cosa fate? Fissate un angolo e poi, come si dice, dovete usare una dima o un metro per vedere se avete fatto un lavoro preciso. In più queste squadrette chiaramente si possono utilizzare anche come morsa, perché se incollate gli angoli, perché utilizzate, come vi ho fatto vedere prima, gli inserti, dovete far asciugare la colla e quindi queste squadrette le potete utilizzare come morsetti che tengono gli angoli ben, come si chiama, in squadra e ben fermi. E niente, adesso vi faccio vedere come si utilizzano, vi faccio vedere come ho fissato questo telaietto compreso di telaio in 5 minuti. Siamo giunti al termine della recensione, spero che vi sia piaciuta. Nel prossimo video tratteremo questa dima, come vedete è una dima che serve per fare i fori a tasca. I fori a tasca sono questi, praticamente sono dei fori che ci permetteranno con una vite di fissare il traverso oppure gli angoli. Io la uso pochissimo, noi in Italia la usiamo poco, praticamente quasi zero, noi preferiamo spinare. Se vedete invece i video americani, loro la utilizzeranno molto spesso. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere, scrivetemelo qua in basso se siete interessati a questo argomento, e niente, ci vediamo col prossimo video, buona giornata.